L'arte, una rivoluzione chiamata non fungible tokens. Cosa sono e come funzionano ve lo spiego subito, ma prima partiamo con una brevissima spiegazione cosa è un token. Token è un termine usato spesso in ambito blockchain, un tema di cui si parla tanto ma genera ancora molta confusione. Eppure già oggi i token sono utilizzati nella vita di tutti i giorni senza che ce ne rendiamo conto. Ad esempio, i buoni pasto o i vecchi gettoni del telefono possono essere definiti token. I beni fungibili sono quelli che possono essere sostituiti con qualcosa di identico. È il caso delle banconote. Non conta restituire la stessa banconota, ma una banconota dello stesso valore. A questa categoria appartengono token utilizzabili come criptovalute e in generale tutti quelli che hanno caratteristiche assimilabili a quelle di una moneta digitale. Ma veniamo ai token non fungibili, grande tema di questi giorni. Un token non fungibile è un tipo di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico. I gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili. Ciò è in contrasto con le criptovalute come Bitcoin e molti token di rete o di utilità che sono per loro stessa natura fungibili. Qual è il ruolo dei NFT nell'ambito dell'arte? Nel 2017 uno studio di sviluppatori canadese ha lanciato il gioco CryptoKitties, in cui è possibile acquistare gattini virtuali su Ethereum per poi farli crescere e addirittura accoppiare fra loro per generare nuovi gattini, sempre unici e legati a uno smart contract sulla blockchain di Ethereum che ne certifica la proprietà. Ultimamente però i numeri delle vendite del crypto art hanno guadagnato le prime pagine dei giornali. Perché? Qualcuno ha pagato ben 390.000 dollari per assicurarsi i diritti su blockchain di un video di 50 secondi di Grimes, cantante e disegnatrice canadese legata sentimentalmente a Elon Musk, e qualcun altro ha sborsato ben 6,5 milioni di dollari per un video di 10 secondi realizzato da Beeple, pseudonimo dell'artista statunitense Mike Winkelmann, la cui ultima opera, Every Day is the First 5000 Days, è stata venduta all'asta da Christie's per la cifra record di 69 milioni di dollari. Quello che si acquista però non è l'opera in sé, ma unicamente un token su blockchain, un non fungible token che consente di affermare la proprietà dell'opera informatica. Beh, indubbiamente un nuovo trend di investimento.